Ne abbiamo parlato questa mattina diffusamente, la chiusura delle scuole in Campania, l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, le sue ultime parole in conferenza stampa. Approfondiamo meglio, andiamo proprio in Campania, andiamo prima a Salerno dove c'è il direttore del giornale di Salerno, Marcello Festa. Direttore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco direttore, allora com'è la situazione? Perché le scuole sono chiuse, intanto vedo collegata e saluto anche Rosaria Checchi, le portavoce dei genitori, grazie e buongiorno. Buongiorno. Direttore, saluto, dicevo, partiamo da ciao, lei. Marcello. Allora, abbiamo visto tanti ragazzi che hanno protestato, ha fatto il giro del web la fotografia di quel bambino seduto da solo davanti al cancello della scuola chiusa. Cosa sta succedendo? Ma sta succedendo quello che in qualche modo era stato già annunciato, perché aumentando i contagi e avendo un'oggettiva difficoltà la Campania a gestire un'emergenza sanitaria, si è cominciato dal basso e si è cominciato dai più piccoli, si è cominciato dalle scuole. È chiaro che il provvedimento assunto dal governatore De Luca stride con quanto si è detto durante tutta l'estate, no? La scuola è una priorità, è la prima cosa invece sulla quale si interviene proprio la scuola. Però il problema non è la scuola, il problema non sono le classi, il problema non sono i bambini, il problema è tutto ciò che avviene prima e dopo la scuola, cioè i mezzi di trasporto che devono appunto trasportare bambini e studenti in generale a scuola, tutto ciò che avviene davanti alle scuole, gli assembramenti con genitori e bambini. Il caso della Matteo Mari, la foto è riferita proprio alla scuola Matteo Mari, uno scatto artigianale, certo, di grandissimo impatto che ha fatto il giro del web. Noi siamo stati soltanto un po' attenti a reperirlo e a postare in rete, e tutto ciò che avviene poi dopo, cioè praticamente all'uscita, ancora i mezzi di trasporto. Il problema è lì, non è all'interno delle classi. Adesso a Salerno le scuole sono chiuse, giusto? Sì, sono chiuse. Allora, le notizie più recenti che arrivano dalla Campania sono naturalmente quelle della conferenza che c'è stata ieri del governatore De Luca, che ha imposto il coprifuoco a partire da Halloween dalle 22, e poi sappiamo che da oggi sono consentite le lezioni in presenza ma solo negli asili. Veniamo alla foto di cui parlavamo poco fa. Oggi c'è una protesta dei genitori che sostanzialmente si oppongono alla chiusura delle scuole. Rosaria Checchile, che abbiamo già salutato, è la portavoce di quei genitori che sostanzialmente erano accanto a quel bambino ritratto nella foto, e vi ritroverete oggi alle 9.30 davanti alla prefettura. Quali sono le vostre ragioni? Allora, le nostre ragioni sono, come diceva anche Marcello, il fatto che non si può assolutamente partire dalla scuola. Noi siamo stati in Campania gli ultimi ad aprire la scuola e siamo stati i primi a chiudere. Dobbiamo dire come genitori che le scuole hanno fatto di tutto per potersi mettere in sicurezza, e quindi i nostri figli all'interno di esse sono in sicurezza. Ovviamente noi chiediamo la riapertura almeno delle scuole in presenza, almeno delle scuole elementari e delle scuole medie, perché sono bambini che vanno accompagnati a scuola dai genitori, pertanto non prendono i mezzi di trasporto che sono il vero veicolo e vettore eventualmente del virus. Non certamente i bambini all'interno delle scuole, noi siamo sicuri che sono tranquilli e sono in sicurezza. Ecco, Rosaria, mi permetto di interrompere. Nella scuola, ad esempio, dei suoi figli, perché immaginiamo che ne abbia, ci sono stati dei casi di positività? Assolutamente no, io ho tre figli, uno dei miei figli che va alle scuole medie è in una classe cosiddetta pollaio, sono 29 bambini, non hanno i banchetti, la scuola si è organizzata per metterli comunque in sicurezza, a distanza, ben distanziati, uscite sono state scaglionate, le entrate sono state scaglionate, hanno aperto un altro varco, cioè hanno cercato di mettere. Si sono presi dei provvedimenti. Di fare. Certo, una preparazione che è durata diversi mesi, insomma, chiaramente l'abbiamo raccontato. Esatto, peraltro appunto è da marzo che si sa che i bambini sarebbero dovuti ritornare a scuola, che i ragazzi sarebbero dovuti ritornare a scuola, non è stato fatto assolutamente nulla, né a livello centrale, né a livello regionale.
per potenziare i trasporti. È chiaro, che è la più... Da un lato la sicurezza, da un lato insomma, la priorità della salute, le ragioni del governatore De Luca, dall'altro lato insomma le proteste di voi genitori che insomma manifestano l'urgenza della scuola in presenza per i vostri figli. Grazie a Rosaria Chechile, portavoce dei genitori, che si ritroveranno questa mattina alle 9.30 di fronte alla prefettura di Salerno. Grazie anche al giornalista collegato con noi proprio da lì, da Salerno, Marcello Festa. Buon lavoro e buona giornata a lei.